Ciao ragazzi, come avete visto sono stato per la prima volta nei Paesi Bassi poco tempo fa per la presentazione della mini elettrica. Erano solo un paio di giorni a Rotterdam, così ho deciso di farmi posticipare il volo e andarmene alla volta di Amsterdam che non avevo mai visto e volevo visitare. Sono nel treno che mi porterà alla stazione centrale di Amsterdam. 19 euro, un'oretta di viaggio. La prima cosa che colpisce ad Amsterdam appena arrivi è la quantità di ciclisti. Infatti non solo la capitale, ma tutti i Paesi Bassi sono una sorta di paradiso per le biciclette. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le automobili hanno preso il controllo della mobilità in quasi tutte le città del mondo. Eccetto Amsterdam e poche altre che hanno sempre lottato per dare la precedenza ai pedoni e alle bici. Arrivato ad Amsterdam, ho comprato una bottiglietta d'acqua e l'ho pagata 2,50 €. Sono andato al bagno della stazione, ho pagato 70 centesimi e adesso sto andando in ostello. Mezz'oretta a piedi e mi guardo la città. Arrivato nella mia camera d'ostello, sono 4 letti, ma vedo che sono tutti fatti e non ci sono valigie in giro, quindi forse sono fortunato e sono l'unico della stanza. Tra l'altro questa stanza ha la doccia, il lavandino e il gabinetto. Ho pagato 40 euro a notte, per due notti 80 euro. Devo fare un po' di cose veloci di lavoro e poi esco. Ho pagato così tanto perché ho prenotato l'ostello lo stesso giorno dell'arrivo. Il nome della struttura è Generator Hostel. Devo dire che mi sono trovato bene. Oh, sono le 8, devo uscire a cenare. Ci ho messo un sacco di tempo a fare le mie scartoffie. Però ha smesso di piovere. Ha smesso. Il mio ostello non è centralissimo, però Amsterdam è piccola, quindi comunque va bene. Se avessi una bicicletta sarebbe perfetto. Per arrivare al punto centrale, Piazza Dam, sono 2 chilometri, 20-30 minuti a piedi. Ragazzi, ma guardate che carino, è un appartamentino lungo il fiume. Ora non rende perché non c'è bel tempo. Che è questa roba? Però è bello, guardate che figo. La seconda cosa che colpisce della città sono i coffee shop. Dei bar dove è venduta legalmente marijuana e i suoi derivati e si può consumare all'interno, ma non si può riprendere. Non mi ero organizzato per fare un video a riguardo e quindi me lo tengo per la prossima volta. Qualche intervistina, qualcosa. C'è un supermercato. Il supermercato era esattamente come quelli italiani e europei. Costava solamente un pochino di più. Faccio un po' di scorte per la colazione di domani, forse sto esagerando. È mercoledì sera e piove, eppure la strada è piena di gente, piena zeppa. Deve essere una zona trafficata. Ah, c'è un casino qua. No, non è un casino. Ok, penso di essere nel quartiere a luci rosse, può essere. La terza cosa che colpisce della città è il quartiere a luci rosse, che di nuovo non si può riprendere, quindi lascerò a voi fare le vostre ricerche. Da vedere è un po' surreale. Raga, è pieno di cibo zozzo e buono. Forse ho fatto una stupidaggine a mangiare al supermercato. In realtà ho fatto bene. Qua c'è troppa roba zozza. E comunque dovrei essere arrivato a Piazza Dam. È questa qua dietro, questa. Sento parlare, è solo italiano comunque. È pieno di italiani. Me ne torno in ostello, ragazzi. È tardi, ho camminato tantissimo oggi. Ho messo la fotocamera nello zaino perché sono passato per il quartiere a luci rosse e non puoi tenere in mano grosse fotocamere. Mi sono comprato una cheesecake al supermercato. Non ho neanche le posate. La paghetta 6 euro. Non so perché l'ho fatto, ma ho fame. Prima di dormire mi sono sparato mezza cheesecake comprata al supermercato e l'ho finita il giorno dopo a colazione. Ottimo lavoro. Ragazzi, mi sono diretto verso, e che casino, verso l'Hilton Sky Lounge, il terrazzo più bello qua ad Amsterdam, dove c'è una vista su tutta la città. Mi sono fatto questa mezz'oretta a piedi per tornare alla stazione centrale. Questa qua è la stazione centrale. E invece qua dietro c'è lo Sky Lounge. Passerò la mattinata a fare un po' di scartoffie urgenti. Invece oggi pomeriggio mi incontro con due italiani che vivono qua. Non vedo l'ora. Lo Sky Lounge è effettivamente molto bello, però per un succo e una Caesar Salad ho speso 28 euro. È tanto, ma ho scoperto che comunque mangiare fuori ad Amsterdam è veramente costoso. Per le mie scartoffie mi sono rifugiato nella biblioteca pubblica, che si trova proprio lì accanto. Nel mondo le biblioteche sono molto belle e sono un ottimo posto per lavorare con tranquillità, specialmente perché hanno il wifi e anche le prese per il computer.
Alle 3 del pomeriggio mi sono diretto in centro, verso Make Up Studio, il negozio dove lavora Elisa, un'italiana che vive nei Paesi Bassi da un po' di anni. Ok, ci dovrei essere. Qua dentro ci dovrebbe essere Elisa. Elisa? Ciao. Oh, ok, perfetto. Ok, scendiamo sotto per non disturbare i clienti. Siamo nella parte di sotto dello studio, così vi faccio qualche domanda su com'è la vita qua ad Amsterdam e nei Paesi Bassi. Perché sei venuta qua ad Amsterdam e quando? Allora, sono arrivata ad Amsterdam, no, in Olanda nel 2013, perché il mio fidanzato, lui studia sea level, climate change, quindi sai, qua i Paesi Bassi sono 8-9 metri sotto il livello del mare e quindi è il posto perfetto per investire soldi per queste cose. Ti sei trasferita per amore? Lui era già qui da 6 anni, ha vissuto a Delft, poi si è trasferito a Texel, la prima isola a nord. Niente, abbiamo vissuto lì per 4 anni, poi era soffocante perché è un'isola di 33 km. Allora ci siamo trasferiti nella mainland e ho trovato lavoro qui ad Amsterdam. Io ho studiato psicologia, però per far validare i miei esami, era un casino, dovevo dare degli esami in olandese. Allora ho fatto una scuola per diventare make-up artist, una scuola internazionale, e sono qua. Lavoro come dipendente in un negozio per un'azienda olandese di make-up. Che è questo qua, che è questo negozio. E le tasse qua? Le pagano loro. Le pagano loro. Allora, in realtà io ho iniziato, qui è molto diffuso il contratto a 0 ore, tipo un contratto a chiamata. Quando hanno bisogno ti chiamano. Però io sono stata fortunata perché mi hanno offerto di fare un colloquio da MAC Cosmetics, non so se lo conosci. Certo, certo. Mi hanno detto, ok, ti diamo 37 ore, ti prendiamo fissa. Io glielo ho detto, allora ho detto, ciao ragazzi, vado. Si vede che gli piaceva, mi hanno detto, no, ti hanno fatto una controfferta. Sì, mi hanno fatto una controfferta. Ed è quanto che fai questo lavoro? Qui in negozio da un anno. Da un anno, quindi prima facevi altro. Fuori Amsterdam, okay. Ristoranti, ho insegnato italiano, ancora insegno italiano in una scuola. Ed è facile trovare lavori oppure? Allora, se ti adatti, trovi così. Il problema è che sì, che ti offrono un po' questi contratti a 0 ore. Cioè, io conosco anche altri expats che hanno solo contratti a 0 ore. Ma quindi tu non ti sei fatto un po' un'idea di come sono gli olandesi, di come è l'Olanda? Io non so nulla. Guarda che c'è una differenza abissale tra Olanda e Italia. Mi consiglieresti Amsterdam per fare il mio lavoro da remoto? Sì, Amsterdam in particolar modo è un lot of fun. È divertente, ok. Sì, ti diverti un casino. È perfetta, solo che è molto costosa. Tu qua ti vuoi prendere un litro d'acqua. Sono 2,50 euro. Sì. È una gran salassata. Sì, sì. Quello l'ho notato, l'acqua è terribile. È vero che gli stipendi sono leggermente più alti, però tutto il resto è costoso. Vedi, tu hai detto, sono andata a mangiarmi una Caesar salad, l'ho pagata 28 euro. Beh, però, aspetta, però ero allo Sky Lounge. Non ti preoccupare che anche qua dietro, anzi, forse qua dietro lo paghi anche di più. I pro e i contro? I pro sono che trovi lavoro, ed è una delle cose più importanti. Se ti adatti, trovi in 2 settimane. Ok. Anche meno. Altri pro, puoi fare qualsiasi cosa. Un lavoro artistico lo puoi fare. Okay. Loro sono molto estrosi, loro sono affascinati dall'arte, da tutte queste cose. L'estate non è mai troppo calda. È piena estate, però è nuvoloso, è sì. Terribile. Da qui cominciano le cose negative, cioè il sole manca. Italia e Olanda sono estremamente vicine, però sono estremamente distanti culturalmente. Se devo riassumere, direi che non sono spontanei. E secondo me questo un po' ritorna in ogni aspetto della loro vita. Non esiste che io busso un olandese a un amico olandese, oh ciao, come stai? Per farmi offrire un caffè. Loro devono inscatolare tutto, fare i loro doodle, che poi dopo viene assorbito anche tu da italiano, spagnolo, quello che è. Io ho degli amici che mi chiamano, oh, andiamo a bere qualcosa. Aspetta, devo guardare l'agenda. Magari io do appuntamento tra 2 settimane. Ti manca un po' di italianità? Qua ce ne sono di italiani, ma non mi manca l'italiano che sta qua, mi manca la nostra genuinità, la cultura italiana. Va bene, io direi di tornare su, altrimenti ci danno per dispersi. Sì, ok. Ho salutato Elisa e mi sono diretto verso il cibo, perché stavo morendo di fame. Sono in fila perché qua ci dovrebbero essere le patatine fritte più buone di tutta quanta Amsterdam. Non sono molto buone, sono medie. Ho raggiunto Matteo. Ciao ragazzi. Che lavora qua ad Amsterdam da 8 mesi. E cosa fai? Allora, lavoro per una società nel settore alimentare. Mi occupo della gestione dei pagamenti, quindi controllare di ricevere effettivamente i soldi dai clienti. E quello che facciamo noi è offrire il servizio di meal box, si chiamano. E quindi vediamo a casa dei clienti appunto queste scatole all'interno i prodotti per cucinare determinate ricette che hanno selezionato sul sito. Tu vivi qua oppure fuori dalla città? Leggermente fuori, in un paesino che si chiama Amstelveen, giusto a sud di Amsterdam, però fortunatamente ben collegato comunque con i mezzi. Con quali mezzi vieni qua? In centro arrivo con la metro, perché comunque è abbastanza lontanino. Tipo, la spesa dove la fai? Quando non compro i box che la mia azienda vende, comunque al supermercato. L'Olanda è uno dei paesi con la più alta densità di supermercati del mondo. Davvero? Sì. E quanto costano rispetto all'Italia? Il cibo non necessariamente tanto di più, però in generale la vita costa più che in Italia. Io prima vivevo comunque in una zona vicino a Milano, quindi per esempio un affitto, cioè, può arrivare a costare anche 800-900 euro se
vuoi condividere una casa con qualcuno. Oh. Siccome sono qui con la mia ragazza, abbiamo un bilocale. Noi abbiamo scelto appunto di vivere un po' più a sud perché ci permetteva di avere la casa solo per noi, ma paghiamo di meno rispetto a stare qua in centro, però comunque costa abbastanza di più rispetto in Italia. Ah, comunque i stipendi sono leggermente più alti rispetto all'Italia. Sì, è vero che soprattutto se uno lavora full time in un'azienda, cioè gli stipendi sono più alti rispetto all'Italia. Tu lavori full time? Sì, lavoro 40 ore. E ti hanno assunto così? No, allora, qua di solito funziona che fai un contratto a tempo determinato, 7 mesi, dopodiché a seconda di come ti va, se hai lavorato bene così puoi avere subito un rinnovo a tempo indeterminato, oppure altri 7 mesi e poi alla fine l'indeterminato. E tu come hai fatto a trovare lavoro? Allora, io sono arrivato qua in realtà senza lavoro e ho cominciato su LinkedIn, ho cominciato a cercare tutte le aziende, nel mio tempo libero ogni tanto andavo in giro, vedevo i palazzi, mi segnavo che uffici c'erano, se dentro. Però la magistrale comunque. Sì, ho studiato finanza alla magistrale, sono uscito anche con un buon voto che qua viene valutato molto, quindi in realtà è stato relativamente facile. Dopo un mese e mezzo più o meno avevo già trovato lavoro. Per trovare lavoro bisogna fare un attimo attenzione perché ad Amsterdam ovviamente ci sono posti dove si parla solo olandese, quindi quello da un certo punto di vista è un limite. Però esistono molte altre aziende che magari hanno sede, che lavorano comunque anche in Belgio, in Lussemburgo, quindi c'è bisogno di personale che sappia più lingue. Nel mio caso io non so francese, però so l'inglese, nell'azienda dove lavoro è la lingua, diciamo, ufficiale, e quindi sì, è stato relativamente facile trovare lavoro. Matteo mi ha portato nel quartiere finanziario che si chiama Amsterdam Zuider, la zona. Ed è molto figo, tra l'altro adesso rende meglio, immagino, perché c'è veramente un bel tempo. E con il bel tempo Amsterdam mi lancia molte impressioni simili a quelle di Montreal, del mio viaggio in Canada. Siamo entrambi in questo momento, siamo diretti verso Food Hall, la cena, anche se io in realtà è tutto oggi che mangio, ma non importa, oggi va così. A quanto pare in questi tram, al posto di poter pagare solamente con le monetine, devi pagare per forza con la carta di credito, cioè con la carta, per comprare il biglietto, in modo da fare velocemente. E il singolo biglietto quanto costa qua? Costa 3,20 euro per un'ora. E tu cosa hai, il mensile? Sì, ho il mensile, e quello si paga 97,50 e puoi utilizzare tutti i mezzi. 1000 euro all'anno? 1200 euro all'anno? Se no vai in bici, forse è meglio andare in bici. Comunque non so se l'ho fatta vedere, ma c'è anche Diana, che è la ragazza di Matteo. Mi sono completamente dimenticato di presentarla. Anche se sai parlare italiano, in realtà sei portoghese. Allora, la cena era buona. Allora, quelle ravioli erano onesti, però l'ho pagata 11 euro e l'acqua l'ho pagata 3 euro. Cioè, anche se vai a mangiare un hamburger con le patatine così, comunque spendi tra i 15 e i 20. Come in America, allora. Vabbè, vuol dire che l'unico modo per risparmiare, quindi un ottimo modo per risparmiare, è cucinare a casa o prendere l'Hello Fresh. Però c'è da dire, sono efficienti questi tram, hanno anche queste qua, ti impediscono di uscire se non fai il check-out con il biglietto, quindi la gente lo paga. Salutato Matteo, mi sono diretto verso casa perché ero distrutto. Qua tantissime biciclette hanno la ruota davanti blu. In pratica è un servizio che ti permette di affittarle mensilmente, paghi tipo 19 euro, non lo so. E lo utilizzano in tantissimi qua perché ti evita i problemi del mantenimento. Cioè, se ti si rompe o deve essere aggiustata, semplicemente arrivano loro col furgoncino e te la cambiano. Ho avuto un ripensamento perché c'è il bel tempo. E quando ti ricapita? Stamattina sono andato alla Sky Lounge e c'era un tempaccio. È rosico perché mo ci torno, va a fangara. Il problema è che tramonta il sole fra mezz'ora. Devo arrivarci in tempo, prendo i mezzi. Dato che il sole è uscito fuori solamente dopo la mia visita allo Sky Lounge, ho deciso di tornare là e dare un'occhiata al tramonto. Purtroppo sono salito troppo tardi e sono arrivato al crepuscolo, che comunque era molto bello. La mia brevissima esperienza nei Paesi Bassi termina così. Tornerò sicuramente a fare altri video. Ringrazio Elisa e Matteo per essersi prestati per questo video. Io vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi a questo canale per vedere i prossimi video e non perderveli. E commentate questo video con cosa ne pensate. Noi ci vediamo con il prossimo video, come al solito. Ciao!